Luigi Mennella, benvenuto. Luigi è un arteterapeuta. Io voglio cominciare proprio dall'inizio, perché abbiamo raccontato che la tua storia si muove sul filo di una passione, che è quella per il palco, per il teatro, per la recitazione. A 12 anni ho fatto il mio primo spettacolino in un garage, invitando vicini e parenti. Quindi, fin dall'infanzia, esatto, parte questo tuo amore per il teatro. E come hai scoperto che ti piaceva? L'ho scoperto un po' per esigenza, forse anche per questo oggi mi trovo, diciamo, anche dall'altra parte, nell'utilizzare questa forma d'arte come sostegno, supporto anche per l'altro, perché in effetti per chi mi conosce da tanti anni sa che da piccolino, ma anche per una buona parte dell'adolescenza, ero etichettato timidissimo. Nessuno avrebbe mai detto di affacciarmi appunto in questo mondo, però intanto è successo. È partito un po' da lontano, cioè nel senso sono andato lontano e sono andato a cercarla lontano, questo linguaggio, però poi non ho potuto proprio dire di no e da allora è diventato il filo conduttore un po' di tutto. Della tua vita. Della mia vita proprio, anche della mia professione attuale. Con l'improvvisazione ho affrontato il concetto di empatia e da empatia si è aperto il mondo della teatroterapia e dell'arteterapia. E quindi che cos'è per te l'empatia? L'empatia, ovviamente io non citerò nessuna delle solite frasi. Noi vogliamo sapere per Luigi. Per me l'empatia è per Luigi proprio l'empatia è stata quella nebulosa che mi ha sempre spaventato, che mi faceva sentire troppo l'altro e quindi io scappavo. La parola terapia all'interno di teatroterapia non è tanto curare, come un po' il mio approccio, tutti i miei colleghi in effetti la vedono un po' così, ma il prendersi cura di se stessi e anche dell'altro che magari chiede il tuo aiuto, il tuo intervento.